Genova, dal punto di vista delle infrastrutture digitali, è molto avanti rispetto al resto del paese. Noi abbiamo cominciato a digitalizzare il sistema porto, che peraltro già aveva un sistema fra i primi in Italia, e stiamo lavorando per fare l'upgrade di questo sistema e portarlo ai livelli, diciamo, attuali di conoscenza del software. Quindi, in effetti, Genova in questo momento si trova a essere un laboratorio avanzato delle applicazioni della digitalizzazione ai processi logistici. A livello nazionale, finora è successo, la logistica è stata completamente nelle mani di rapporti uno a uno, nel senso che io avevo necessità, parlavo col mio fornitore, il fornitore rispondeva, si fissava un prezzo e finiva lì. E non solo, ma i dati non ce li ha praticamente nessuno del nostro sistema. Invece l'idea è che finalmente si possa costruire un big data su cui poi dopo effettuare tutte le analisi, sia verso l'alto il Ministero, sia verso il basso il mercato. In questo modo il lavoro che stiamo facendo e che continueremo a fare è esattamente in questa direzione in tutto il Paese. Certo, ci sono parti del Paese che non hanno traffici o parti che hanno necessità di interventi di altro genere, però Genova è il posto giusto dove andare avanti. Di più è giusto perché stiamo ragionando su Genova, sulla realizzazione delle infrastrutture materiali a basso impatto, ad alta automazione da collocare dopo gli Appennini per ampliare il retroporto di Genova a parità di spazi occupati nel porto. Senza tecnologia, senza informatica non si va da nessuna parte.